da questa meravigliosa villa che il FAI ci permette di visitare oggi. Stiamo aspettando di collegarci con Francesco Angelini che si trova nella piazza di Campagnatico. Eccoci, ciao Eccoci, Francesco. ciao, ciao. Quindi Mi vedete, sentite? ti sentiamo benissimo. Ok, Allora, perfetto. noi siamo qua in questa meravigliosa natura tra alberi secolari. In verità non siamo troppo distanti, ma tu sei nel cuore di Campagnatico. E allora Sì, io. vorrei farti una primissima domanda. Eccoci. Ci racconti un po' le origini di Campagnatico? Allora, Campagnatico è un centro molto antico. La prima attestazione del paese e del suo castello è del 973 d.C., quindi siamo oltre i 1000 anni di vita, anche se tutta una serie di tracce archeologiche fanno pensare a qualcosa di molto più antico. Basti pensare che a pochi passi dal paese c'è un antico sito chiamato la Pieve Vecchia, dove c'è quella che dovrebbe essere la prima pieve del paese, che è stata costruita riutilizzando una cisterna romana. Quindi le tracce di vita in queste zone sono antichissime, ma diciamo che la sistemazione della parte medievale, cioè di quello che poi è oggi il castello, si ha per la prima volta proprio nel 973, quando insieme a un altro insediamento qui vicino, si chiamava Galliano, è attestato Campagnatico, che nel giro di qualche secolo si è, diciamo, tramutato in un unico insediamento, che è quello che oggi è effettivamente esistente. Ecco. Insomma, diciamo, a grandi linee, a grandissime linee, Campagnatico è il centro che ha raccolto tutta una serie di altri piccoli castelli che nell'alto medioevo popolavano tutta la zona dell'Ombrone e della strada che collegava il mare fino all'area di Siena, praticamente. Ecco, perché tu appunto ci stai parlando di una storia millenaria. Noi oggi ci concentreremo su quanto riguarda il Medioevo e ti chiederò magari qualche chiarimento in più riguardo alle famiglie. Nel frattempo vi faccio vedere delle rose che sono curate dai proprietari di Villa Bellaria che il FAI ha voluto aprire in occasione di questa giornata dell'autunno qui a Campagnatico in Toscana, perché siccome volevo precisare questa cosa, no? Molti dei nostri amici che ci seguono e che ci ascoltano sono persone che degli appassionati dantisti, curiosissimi di conoscere il progetto La Maremma Perdante, che si trovano in tanti punti diversi tra l'America, l'Europa e l'Asia, eccetera. Quindi adesso tornando qua in questa zona dell'Ombrone, in questa parte del cuore della Maremma, io ti vorrei chiedere, in età medievale, quali erano le famiglie in vista? Diciamo, la prima per importanza e, diciamo, per notorietà è sicuramente quella degli Aldobrandeschi. Gli Aldobrandeschi sono attestati qui già dal 973, appunto, perché quella data di cui parlavamo prima è effettivamente il primo momento in cui gli Aldobrandeschi stanno sostanzialmente decretando il loro potere sull'area dell'Ombrone e su tante altre aree della Toscana, per carità, ma in principale in questa zona qui. Tant'è che, diciamo, Campagnatico e la Galliano, vi dicevo prima, entrano in un grande documento in cui gli Aldobrandeschi segnano tutti i loro possedimenti. E questo documento, molto importante per la storia altomedievale della zona e della famiglia, è scritto proprio qui a 2 passi da Campagnatico, proprio in questo castello di Galliano che vi dicevo prima. Gli Perfetto. Aldobrandeschi poi rimangono sostanzialmente influenti nell'area per molto tempo, ma come poi succede in molte altre aree della Toscana,
il possesso diretto del castello passa ad altre famiglie. Ad esempio, qui a Campagnatico sono attestati i Visconti di Campiglia, di Campiglia Dorcia, non quella, diciamo, Campiglia Marittima, che sono una famiglia molto interessante e poco conosciuta che a un certo punto, attorno alla fine dell'undicesimo secolo, sembra iniziare a fare diciamo, i visconti dei conti aldobrandeschi. Quindi, diciamo, questa famiglia ha il possesso del castello e di altre molte cose, miniere, strade nell'area, e fino a diventarne effettivamente la principale reggente. E questa situazione di praticamente fino al terzo quarto del XII secolo, quando le intrusioni senesi incominciano a farsi sempre più forti. Cioè, sostanzialmente, noi stiamo presentando appunto un periodo della storia, l'età medievale, che in questa parte dell'Italia centrale è effettivamente particolarmente ricco e pieno di lotte, di conflitti, di interessi locali legati a famiglie che vogliono monopolizzare delle risorse del territorio. Ti volevo Eccoci chiedere a qui. questo punto, cosa mi sai dire di Umberto Aldobrandeschi? Allora, Umberto è, diciamo, una figura molto interessante, no? Oltre, diciamo, al fatto di essere rimasto nella tradizione più larga letteraria di Dante, diciamo, è stato un personaggio molto influente nell'area toscana e soprattutto sia, diciamo, nelle nostre zone, ma comunque anche in area senese, fiorentina e addirittura umbra. Tant'è che, diciamo, la prima attestazione di quest'uomo, di Umberto Aldobrandeschi, è appunto in un documento ervitano, dove insieme al padre Guglielmo, anch'egli citato, anche se brevemente, nella commedia, andava a, diciamo, rinnovare la sottomissione della famiglia alla città di Orvieto. E con questa città doveva avere degli stretti legami perché Umberto si trova da protagonista nelle guerre umbre dell'epoca e spesso si trova alla guida di interi eserciti comunali, come, diciamo, spesso succedeva all'epoca in cui questi grandi signori che erano abituati e competenti diciamo, nel lavoro della guerra, nella professione della guerra, facevano per i grandi comuni che si trovavano spesso sprovvisti. E proprio a Firenze Umberto salì qualche volta e probabilmente anche per quello è rimasta un po' diciamo, la memoria dantesca di questa persona. E salì svariate volte per chiedere aiuto contro i senesi, come poi già avevano fatto alcuni dei suoi predecessori, che spesso guardavano a Firenze come, diciamo, potente alleata contro la città di Siena. L'episodio citato in Dante è molto curioso, che riguarda sostanzialmente la fine dell'uomo che viene nel 1259, in un periodo in cui i senesi stavano piano piano entrando a Campagnatico, come dicevamo prima, e Giusto. praticamente. La leggenda vuole che Umberto sia stato ucciso in questo paese. Le versioni sono diverse, ce le riportano soprattutto storici cinquecenteschi, che oggi sono, diciamo, a livello storiografico spesso superati, ma riportano diverse interessanti versioni. Alcune vogliono che il conte sia stato ucciso in battaglia nella piazza proprio dove ci trovavamo all'inizio della diretta. Altre tradizioni ancora vogliono che fosse strangolato nel suo letto. Insomma, ci sono queste varie possibilità. È difficile oggi dire qual è quella vera.
Ma sappiamo per certo che all'interno dei registri della Bicherna di Siena, cioè dove i senesi annotavano tutte le loro varie spese e entrate, proprio nel momento in cui è ricordata la morte del conte in queste zone, c'è un pagamento a un gruppo di sicari per un lavoro fatto a Campagnatico. Quindi, insomma, ecco, è abbastanza interessante come storia. Assolutamente, una storia affascinante. Il nostro Medioevo, che spesso viene considerato un'età scura, ogni tanto si illumina di queste vicende, no? Molto vissute con tanta partecipazione, e quindi per noi l'occasione del settimo centenario dantesco è una buona occasione per far conoscere e riscoprire angoli della Toscana di una bellezza incredibile. Oggi abbiamo la fortuna di poter trovarci in una giornata magnifica, in un posto bellissimo, con dei palazzi aperti appositamente dal FAI, e possiamo anche iniziare a dare qualche anticipazione su quello che sarà il 2021, quando ci troveremo nuovamente qua a Campagnatico, esattamente in questa villa Bellaria che adesso vi sto facendo vedere giù in fondo, no? In villa Bellaria sono previste diverse cose. Allora, la primissima cosa bisogna dire, questo l'abbiamo chiamato il fine settimana medievale. E qual è il proposito? Il proposito è quello di riprendere il canto dantesco in cui questa vicenda che tu ci hai tratteggiato diventa ispirazione per Dante. Bianca Garavelli, esperta, commentatrice della commedia e anche scrittrice appassionata di storie di ambientazione medievale e non solo, Bianca Garavelli terrà una conferenza che è incentrata sulla commedia e sul rapporto tra Campagnatico e Dante. Avremo anche dei percorsi guidati. Stavamo appunto parlando poco fa con chi si è presa la briga e ha deciso, ha proposto di aprire un percorso specifico in occasione di maggio 2021 per fare vedere il territorio e la storia, i reperti storici, i posti, i siti storici che sono conservati qui. Contestualmente ci saranno concerti e ci sarà anche un corso di scrittura creativa tenuto da due scrittori, da Sasha Naspini e da Riccardo Bruni, che guideranno un gruppettino di 20 appassionati di scrittura e di storia medievale per scoprire le caratteristiche dei romanzi e delle narrazioni di ambientazione storica. E noi per questo motivo allora invitiamo tutti voi a seguirci su Instagram in modo da ricevere tutte le informazioni e sapere cosa stiamo programmando e quando inizieremo i primi appuntamenti. Sicuramente l'apertura sarà a febbraio 2015 e nel periodo estivo, già diremmo da maggio, ecco, tarda primavera in poi, fino a settembre, abbiamo pensato di proporre 6 fine settimana medievali incentrati su quelle località in cui ci sono dei riferimenti nella commedia, cioè Dante nel suo testo ha citato episodi o personaggi che si collocano a Sovana, Santa Fiora, Castellazzara, Talamone, Campagnatico, Gavorrano. Ciascuna di queste 6 località sarà in un circuito di fine settimana medievali e il primo fine settimana è quello di Campagnatico.
ecco, noi siamo felicissimi perché sarà un bellissimo avvio. E quindi adesso ringraziamo Francesco Angelini, che ci ha illustrato aspetti della storia di questo borgo medievale. Ringraziamo chi ci ha seguito, vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 2021. Venite in Toscana, venite a trovarci, sarà bello percorrere le vie del borgo, sarà bello anche percorrere i sentieri nella natura mentre ricordiamo Dante. Francesco, tu volevi aggiungere qualcosa? Ok, allora mi sa... Ci possiamo salutare a questo punto, vedo che la linea un po' si sta perdendo. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, buona domenica. Dimmi. Ah, e per diciamo, la possibilità di parlare di Campagnatico. Perfetto. Non ci sentiamo più. Siamo felicissimi. Vai. Un abbraccio. Ciao. Ok, anche a te. Ciao.